Harry De Luca è stato assolto a Torino perché il fatto non sussiste dall'accusa di istigazione a delinquere. La sentenza è stata accolta dagli applausi dei numerosi notav presenti in tribunale. Dovrebbero essere 2 i centri per i migranti in Piemonte. Almeno questa è la proposta della regione che dovrà essere vagliata dal Ministero degli Interni. E intanto si parla di una regione transfrontaliera per l'accoglienza. Luce alle idee dal 19 al 25 novembre a Settimo Torinese. L'edizione 2015 del Festival dell'Innovazione e della Scienza coinvolgerà anche esperti e ragazzi delle scuole che parteciperanno a caffè scientifici, esperimenti, spettacoli e giochi dedicati alla luce. Io non rischio è la campagna nata nel 2011 e dedicata alla prevenzione del rischio alluvione, sismico e maremoto che si è svolta lo scorso weekend a Torino, Saluzzo e Ovada e in contemporanea in altre 430 piazze italiane. Nuovo appuntamento con informazione regionale di GRP, ben ritrovati i nostri telespettatori. Harry De Luca, come avete sentito dai titoli, è stato assolto a Torino perché il fatto non sussiste dall'accusa di istigazione a delinquere. La sentenza è stata accolta in aula dagli applausi dei numerosi notav che erano in tribunale. Molti i commenti per una sentenza che comunque farà discutere. Assolto. Lo scrittore napoletano Harry De Luca non ha commesso il reato di istigazione a delinquere, secondo i giudici di Torino. Lo scrittore, commentando con alcuni giornalisti gli assalti no TAV al cantiere della Torino-Lione, aveva sostenuto che la TAV va sabotata. Mi pare inevitabile, aveva detto il PM, che le sue parole siano dirette a incidere sull'ordine pubblico. De Luca ha peso, pregnanza, possibilità di incidere sulla volontà di altri e con la forza delle sue parole ha sicuramente incitato a commettere reati. E così la procura di Torino aveva chiesto 8 mesi di reclusione per lo scrittore. I giudici invece hanno deciso diversamente. La sentenza è stata accolta dagli applausi dei numerosi notav presenti nell'aula del tribunale. È stata impedita un'ingiustizia. Quest'aula è un avamposto sul presente prossimo, ha subito commentato De Luca. Ora mi sento tornato un cittadino qualunque. Ma la Valle di Susa resta una questione che mi riguarda. Di questo processo mi rimane la grande solidarietà delle persone che mi hanno sostenuto in Italia e in Francia e la sentenza ribadisce il valore dell'articolo 21 della Costituzione. Quello che oggi saboterei è la passività degli italiani. Ci siamo abituati che la corruzione è un dato di fatto, che i giornali disinformano. Servono atti di resistenza come quello che può fare uno scrittore a sostegno di popolazioni minacciate. Questa sentenza riporta le cose al posto giusto e dimostra che non avremmo dovuto essere qui, ha detto il legale di Harry De Luca, l'avvocato Gianluca Vitale, commentando la soluzione. La libertà di pensiero deve essere tale in Val di Susa come nel resto del paese. Commento diverso è quello dei legali di LTF, la società italo-francese che si è occupata del progetto e delle opere preparatorie della Torino-Lione. Rispettiamo la decisione del giudice, non ne faremo una battaglia campale, ma nei momenti di tensione sociale ci sono dei limiti che soprattutto gli intellettuali dovrebbero rispettare. A riproporre la pace sociale è il CDA di Telt, la società incaricata di realizzare e poi gestire la Torino-Lione, che rinnova l'appello ad abbandonare la violenza. E dopo la soluzione di Harry De Luca dall'accusa di istigazione a delinquere, auspica che la stagione delle violenze da parte degli oppositori venga definitivamente archiviata a favore di un confronto democratico entro i confini della legalità. E questo che si legge in una nota diffusa dalla società, che si attiene al rigoroso rispetto degli atti della magistratura, astenendosi da commenti. Dovrebbero essere 2 i centri per migranti in Piemonte, almeno questa è la proposta della regione che però dovrà essere vagliata dal Ministero degli Interni. E intanto si parla anche di una regione transfrontaliera per l'accoglienza, una sorta di patto all'interno di aree della stessa zona. Saranno a Settimo Torinese e Castello d'Annone i 2 centri di prima accoglienza del Piemonte. Una scelta proposta dalla regione che dovrebbe essere assunta poi dal Ministero degli Interni. Oltre all'hub di Castello d'Annone, che dovrà comunque subire lavori di adeguamento e una bonifica degli edifici, anche il centro polifunzionale della Croce Rossa di Settimo Torinese dovrebbe essere adibito a centro di prima accoglienza in modo strutturale. Una decisione che dalla regione definiscono necessaria, vista anche la dismissione della tendopoli di Settimo entro il 31 ottobre. Naturalmente sono ancora necessari degli adeguamenti delle strutture che porteranno ad avere nel sistema di accoglienza piemontese 2 punti di riferimento per il territorio regionale settentrionale e meridionale in un'ottica continuativa.
D'altra parte arrivano nuovi dati. I migranti presenti in Piemonte al 5 ottobre erano 6.489, ripartiti tra le diverse province. 2.271 in provincia di Torino, 837 in quella di Alessandria, 511 ad Asti, 384 a Biella, 1.026 a Cuneo, 716 a Novara, 333 nel VCO, 411 a Vercelli. Le strutture che si occupano dell'accoglienza su tutto il territorio regionale sono 316. Un'ultima questione che sta emergendo in queste settimane e che dovremo comprendere quanto dovrà essere inserita nella programmazione della ripartizione delle quote regionali è quella degli arrivi di richiedenti asilo via terra. Attualmente alcuni di loro, un numero inferiore al centinaio, risultano essere presenti nelle città di Torino e di Biella, ha detto Monica Cerutti, l'assessore all'immigrazione della Regione Piemonte. La regione stessa intanto si sta muovendo per creare una macro regione europea per gestire l'accoglienza dei migranti, insieme alla Provenza, con un programma e progetti condivisi. La collaborazione tra Piemonte e Provenza, Alpi Francese e Costa Azzurra sarà fattiva e comincerà dal reciproco scambio di tutte quelle informazioni che potranno essere utili a tracciare un modello comune da seguire nella gestione dei migranti in arrivo. È stato previsto anche un incontro e un momento di confronto tra funzionari delle due amministrazioni. Un percorso che dovrà necessariamente coinvolgere anche amministratori e funzionari di altri territori regionali confinanti. Maxi furto nell'abitazione torinese di Paul Pogba. Approfittando dell'assenza del calciatore della Juventus, ieri sera impegnato in trasferta a Milano, ignoti hanno forzato una finestra del suo appartamento nel quartiere di Santa Rita. Ingente il bottino fatto di oro, gioielli e capi d'abbigliamento. Sul posto, per indagini del caso, sono intervenuti i carabinieri. E sono almeno una decina i colpi alla testa inferti con un corpo contundente che hanno ucciso Giovanni Battista Boggio, il pensionato trovato morto venerdì scorso nel suo appartamento a Torino. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Testi su incarico del PM. L'esame ha confermato che la morte risale alla notte tra mercoledì e giovedì, quando i vicini di casa hanno sentito delle urla provenire dalla casa e dalla vittima. L'uomo avrebbe tentato di difendersi. L'autopsia infatti ha rivelato ferite alle mani. Proseguono dunque le indagini della polizia. Due le ipotesi al vaglio degli investigatori. Una rapina finita male, nell'appartamento non sono stati più trovati il portafogli e il cellulare della vittima, o una vendetta. L'anziano potrebbe essere stato il testimone di un furto avvenuto la stessa notte dell'omicidio nella sede del comitato inquilini del condominio Atici in cui abita. Infine un'altra notizia, Romano, 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per truffa. L'attività investigativa parte dalla segnalazione fatta da un giovane dell'Ovadese in provincia di Alessandria che navigando in internet si è imbattuto nell'annuncio di un presunto talent scout musicale che prometteva una carriera fulminante nel mondo della musica. Per poter ottenere questo risultato però occorreva pagare una provvigione iniziale di 3.000 euro. Il giovane Ovadese, nonostante le difficoltà, riesce a procurarsene solo 1.000, che poi in agosto li invia con il bonifico. A quel punto Romano fa perdere le proprie tracce. Attraverso accertamenti sui portali internet e verifiche bancarie sul conto utilizzato dal truffatore per farsi inviare i soldi, i militari però sono riusciti ad identificarlo. Rimaniamo ad Alessandria, polemiche politiche in città sulla questione ATM, la partecipata di trasporto pubblico locale. Il dibattito in Consiglio Comunale ha portato la maggioranza a ribadire il piano programmatico che è stato già approvato lo scorso anno. La crisi di ATM, l'azienda partecipata che si occupa dei trasporti ad Alessandria, è stata causata in misura prevalente dalla riduzione dei trasferimenti pubblici per il settore, dalle scelte aziendali avvenute tra il 2010 e il 2011 che hanno aggravato nel tempo gli equilibri patrimoniali dell'azienda, da una politica assunzionale di personale dipendente a tempo indeterminato e, non ultimo, dall'incapacità aziendale di conseguire risultati economici positivi con riferimento anche ad altre linee produttive più redditizie, come ad esempio i parcheggi a pagamento. A sostenerlo è l'amministrazione comunale, in seguito al dibattito scaturito in commissione bilancio. In una nota, il comune ribadisce di essere intervenuto per consentire il completo recupero dei finanziamenti, determinando nel periodo 2013-2014 un flusso di cassa aggiuntivo pari a oltre 7 milioni di euro. Complessivamente, dalla data di dissesto finanziario del comune di Alessandria ad oggi, il flusso di cassa a favore della società, al netto dei 7 milioni, è stato di oltre 28 milioni di euro. E allora, quale futuro si prospetta per l'azienda?
Il Consiglio Comunale la scorsa estate ha approvato uno specifico atto di indirizzo alla Giunta e alla società per la definizione di un progetto di rilancio, nel tentativo di non abbandonare la gestione diretta del settore del trasporto pubblico locale. Tre continuano a essere i punti fondamentali: il consolidamento del contratto di servizio per un periodo pluriennale di almeno 5 anni, la ricerca di partner industriali o finanziari per superare l'impossibilità di ottenere margini operativi positivi dalla gestione e sfruttare economie di scala e manageriali a livello economico-territoriale più elevato. E infine l'attuazione di un piano strategico e di razionalizzazione aziendale che renda nuovamente credibile la società stessa. Queste idee dunque andrebbero attuate. Intanto l'amministrazione comunale assicura il suo lavoro affinché gli esuberi di personale che deriveranno dal piano strategico di razionalizzazione aziendale possano trovare una nuova e idonea collocazione nell'ambito delle politiche regionali di mantenimento dei livelli occupazionali del settore, che la stessa amministrazione regionale si è impegnata ad attuare con le organizzazioni sindacali di categoria. Proseguiamo con un'altra notizia, questa volta però arriva da Torino. In qualche modo continuiamo a parlare naturalmente di locali, diciamo di mercati locali in questo caso. Assemblea di fine lavori per il mercato in Piazza Foroni, uno dei più importanti della città. Erano presenti tutti i commercianti, allora sentiamo che cosa si è detto. Ci troviamo in questo salone per discutere della fine lavori del mercato di Piazza Foroni. Un intervento riuscito, un intervento che sicuramente accontenta tutti e che rientra nella riqualificazione di Barriera di Milano. Per il futuro adesso sarà importante la questione della sicurezza e della legalità. Io rappresento la lista sicurezza e legalità Torino Nord e faremo leva proprio per accompagnare questo percorso di riqualificazione che deve essere sì fatto con la riqualificazione urbana, ma deve accompagnarsi con una presenza costante dell'amministrazione, delle forze dell'ordine, seguire quindi la sicurezza e la legalità di questo territorio. L'ultima volta che sono venuto lì, non molto tempo fa, mi sembrava che la riqualificazione procedesse nel modo giusto. Credo che anche gli operatori debbano essere felici di avere ormai un'area riqualificata, anche se come è noto io sono convinto che non è solo la riqualificazione fisica delle aree che fanno andare meglio i mercati. Quindi bisognerà da adesso prendere la riqualificazione come un punto di partenza e provare a rilanciare ancora di più uno dei migliori mercati della nostra città. Quello di Foroni è sicuramente tra i primi mercati, anche grazie all'impegno che tante persone ci mettono quotidianamente e anche grazie ad un'associazione molto attiva in quel mercato che ha sempre lavorato per far andare meglio le cose. Secondo il mio punto di vista, la riqualificazione, come avevo già detto precedentemente, è venuta bene, i lavori sono stati fatti bene, il mercato non ha subito grossi traumi, anche grazie alle nostre due famose simulazioni che avevamo fatto negli anni precedenti, che mettevano in evidenza alcuni problemini della riqualificazione. Con questa nuova predisposizione diciamo che siamo riusciti a contenere i danni e avere un mercato fruibile, nuovo, con un plateatico bello. Ho sempre apprezzato l'impegno di quelle persone che volontariamente investono tempo per far andare meglio le cose e quindi con gli operatori del mercato continueremo ad intrattenere rapporti e a riflettere su come possono andare meglio le cose, sapendo che da parte mia c'è stata sempre la disponibilità non solo al dialogo ma a fare cose che possono promuovere i mercati. So che dall'altra parte ho degli interlocutori sensibili anche all'evoluzione dei tempi e quindi insieme studieremo tutte le iniziative necessarie per far ritornare al mercato di Piazza Foroni le persone così come ci sono sempre state. È stato istituito ad Asti il garante dei detenuti, lo ha presentato in comune l'assessore ai servizi sociali Piero Vercelli. Si tratta dell'educatrice Anna Ceramaro. Assicurerà i diritti fondamentali dei detenuti, ha detto il garante regionale Bruno Mellano. Negli ultimi 6 mesi anche i comuni di Alessandria, Vercelli, Verbania, Fossano e Alba hanno istituito la figura di riferimento. Il garante, ha detto il direttore del carcere di Quarto d'Asti, Elena Lombardi Vallauri, ci aiuterà in questo periodo di trasformazione della struttura che da casa circondariale è diventata ora casa di reclusione. Il numero di detenuti sta aumentando, ha aggiunto Vallauri, sui circa 250 detenuti presenti, ha detto il comandante della Polizia Penitenziaria del Carcere, i 180 agenti in organico non bastano più.
Voltiamo pagina, luce alle idee, dal 19 al 25 novembre a Settimo Torinese, l'edizione 2015 del Festival dell'Innovazione e della Scienza coinvolgerà anche esperti e ragazzi delle scuole che parteciperanno a caffè scientifici, esperimenti, spettacoli e giochi dedicati alla luce. Gli spazi della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese si trasformeranno nuovamente in un grande laboratorio scientifico per il Festival 2015 dell'Innovazione e della Scienza dal 19 al 25 novembre. Il tema di quest'anno è Luce alle idee. Questo terzo appuntamento propone un programma molto ricco, 130 laboratori, 100 incontri tra conferenze e caffè scientifici, esposizioni, esperimenti, invenzioni, spettacoli, installazioni, storie e giochi dedicati alla luce. Come sempre, i protagonisti della rassegna saranno gli esperti insieme alle personalità del mondo economico, dell'innovazione e della formazione. Saranno 40 le scuole torinesi coinvolte e protagoniste della giornata conclusiva loro dedicata. 40.000 i visitatori previsti. Gli obiettivi per il prossimo anno sono quelli di farlo crescere ancora, è già stato annunciato quello che potrebbe essere il prossimo titolo, il prossimo argomento, che potrebbe essere l'automazione e la robotica, e quindi insomma cerchiamo di lavorare sin dal 26 di ottobre, cioè il giorno successivo alla chiusura del festival, per una quarta edizione che speriamo sempre più importante. Invece dal 5 all'8 novembre a Torino ci saranno i campionati del mondo di danze caraibiche e di tango argentino. I ballerini si sfideranno al Palaruffini davanti a centinaia di appassionati. Emanuele Actis, presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva, ha raccontato le novità di questa edizione. Dal 5 all'8 novembre 2015 il Palaruffini ospiterà il campionato del mondo di danze caraibiche tango argentino. Dopo il successo dello scorso anno, quali sono le novità per questa edizione? Le novità, ci sono delle nazioni che allora non erano riuscite a venire per problemi anche di visti, non visti, qualche problema ce l'abbiamo anche quest'anno visto le guerre, specialmente nei paesi asiatici, e per esempio l'Argentina è uno di questi stati che non era riuscita a venire nel 2013, quest'anno quindi ospitiamo anche l'Argentina. Quanti sono i paesi che gareggeranno? Allora, in questo momento sono 17 nazioni confermate, siamo in attesa ancora di 7 nazioni, posso dire Argentina, Camerun, Danimarca, Ungheria, Russia, Italia ovviamente, Germania, Spagna, e stiamo attendendo comunque anche nazioni ancora forti come gli Stati Uniti, e dobbiamo vedere se riusciranno a fare tutto l'iter per poter partecipare. Ci sono coppie piemontesi che puntano alla medaglia? Sulle danze caraibiche e sul tango argentino sì, ci sono molte coppie di danze caraibiche, siccome siamo tutto sommato i più forti al mondo in questa disciplina. Sul tango argentino abbiamo il campione europeo, che speriamo si riconfermi anche campione del mondo. In occasione dei campionati del mondo di tango argentino e danze caraibiche al Palaruffini, che tipo di impatto prevedete sul territorio? E credo che questa sia una manifestazione molto importante, primo perché la danza è una federazione e quindi dispone di grandi numeri, e credo che riusciremo sul territorio ad avere una grande partecipazione non solo di atleti, quindi di chi parteciperà alle competizioni, ma sicuramente le famiglie che accompagneranno questi, quindi sarà veramente un momento importante, perché credo che la città nell'ambito di Torino Capitale Europea dello Sport 2015 sarà assolutamente in grado di assorbire e dare risposte importanti a tutti quelli che vorranno onorarci con la loro presenza. Che tipo di giudizio vi aspettate dal pubblico? Beh, noi crediamo un giudizio molto positivo, primo perché l'organizzazione è sicuramente un'organizzazione di grande livello. Actis Grosso, il presidente regionale, ha dimostrato e credo che continuerà a dimostrare una grande professionalità e una grande capacità organizzativa. Quindi siamo certi che il pubblico sarà assolutamente soddisfatto e ritornerà anche a Torino. Io non rischio è la campagna nata nel 2011 dedicata alla prevenzione del rischio alluvione, sismico e maremoto, che si è svolto lo scorso weekend un po' in molte piazze d'Italia, tra cui anche in diverse piazze piemontesi. Protagonista dell'edizione 2015 sono stati i volontari dell'ANPAS e di associazioni locali che hanno incontrato la cittadinanza per consegnare materiale informativo e naturalmente spiegare ai cittadini che cosa si rischia. Io non rischio è la campagna dedicata alla prevenzione del rischio alluvione che si è svolta lo scorso weekend a Torino, Saluzzo e Ovada e in contemporanea in altre 430 piazze italiane.
Protagonisti sono stati i volontari ANPAS che hanno incontrato la cittadinanza per consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa fare per ridurre il rischio di nuove alluvioni. Coinvolte anche le pubbliche assistenze della Croce Verde. Io non rischio è nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico ed è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile. In seguito, in questa campagna di sensibilizzazione è stato inserito anche il rischio maremoto e il rischio alluvione. L'edizione 2015 di Io non rischio coinvolge volontari appartenenti alle sezioni locali di 25 organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, a gruppi comunali e ad associazioni locali. È un'attività che ANPAS ha sposato dall'inizio, che ritiene importantissimo perché si parla soprattutto di prevenzione. Protezione civile vuol dire non solo intervenire, ma soprattutto prevenzione e previsioni. ANPAS, con i suoi volontari, già dall'inizio, dalla prima edizione, si è impegnata a portare avanti questo discorso, soprattutto con la popolazione e anche con le scuole. La campagna Io non rischio è un progetto ANPAS che viene sposato dal sistema di protezione civile, in particolare dal Dipartimento di Protezione Civile, proprio perché intercetta quello che è l'obiettivo che è il sistema di protezione civile, uno degli obiettivi del sistema di protezione civile, cioè aumentare la consapevolezza del rischio attraverso la comunicazione e l'informazione al cittadino. Crediamo molto in questa campagna perché immaginiamo e pensiamo che il cittadino deve essere seguito in questo suo percorso di aumento della consapevolezza rispetto ai rischi nel quotidiano, e quindi chi può farlo nel quotidiano? Un cittadino esperto, e il cittadino esperto è un cittadino di volontariato di protezione civile. Quindi non ricordiamoci solo delle situazioni emergenziali, ma le situazioni emergenziali sono il momento in cui si raccoglie un percorso. Parliamo di sport, ma non di sport giocato, in realtà parliamo di pagine stampate, 5 appuntamenti su libri e su sport, insomma un pentathlon di cultura. Il racconto di 5 sport naturalmente si chiama Pentathlon, un'iniziativa che si snoda in qualche settimana per raccontare appunto lo sport di qualche anno fa, soprattutto torinese, attraverso i libri, attraverso la cultura, attraverso le parole. Iniziamo lunedì con lo storico Giovanni De Luna che ci racconta il primo pugile italiano campione del mondo, Primo Carnera, un personaggio che è passato un po' nel dimenticatoio, ma che è stato davvero un mito non soltanto per la nobile arte del pugilato, come viene definita, ma perché è stato anche un personaggio popolare famosissimo, interprete di 20 film, un personaggio in qualche modo simbolo dell'Italia degli anni 30. Continueremo raccontando invece i grandi miti del motociclismo, dell'automobilismo italiano, ma non solo, da Varzi a Nuvolari, fino all'esplosione popolare televisiva dell'automobilismo con i duelli tra Prost e Senna, e lo faremo con Giorgio Terruzzi, che è la grande voce dell'automobilismo delle reti Mediaset di Canale 5 e il giornalista della stampa forse per eccellenza di motori, che è Cristiano Chiavegato. Giovedì 22 ci sarà un ricordo del grande Torino del 1976, l'ultimo scudetto della squadra granata, e Giuseppe Culicchia, lo scrittore, insieme a Claudio Sala e Roberto Salvadori, due membri di quella squadra grandiosa, racconteranno quell'anno straordinario, quel gioco, la squadra di radice, quel gioco all'olandese che conquistò non soltanto i tifosi granata. Continueremo venerdì 23 racconteremo il ciclismo, l'epica del ciclismo, con Marco Pastonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, che sa raccontare il ciclismo come pochi. Racconteremo i campionissimi Coppi, Girardengo, ma avremo ospiti due campioni del ciclismo piemontese e torinesi come Franco Balmamion, che vinse due Giri d'Italia giovanissimo nel 61-62, e Italo Ziglioli, che fu un grande passista e vinse credo 50 e più corse nella sua carriera. E chiuderemo questo ciclo pentathlon invece con uno spettacolo teatrale
di e con Mauro Berruto. Mauro Berruto è l'ex allenatore della squadra di pallavolo, è anche uno scrittore, insegna alla scuola Holden, e da questo suo libro molto, molto bello, Sporting, Independiente Sporting, che racconta una squadra mitica in Colombia che aveva per allenatore un certo Ernesto, poi detto c'è, ecco, da questo suo libro viene tratto un delizioso spettacolo teatrale che ci sembra la degna conclusione di questo progetto che vuole raccontare lo sport con un occhio diverso, quello della cultura. Cominciamo con una notizia piuttosto curiosa: gli occhiali entrano nella pratica medica quotidiana. In Italia, all'ospedale Molinette di Torino, la tecnologia permetterà a un gruppo di 25 medici specialisti di assistere alla visita di un paziente affetto da cirrosi per la prescrizione di nuovi farmaci, e con questi occhiali per loro sarà come essere proprio fisicamente presenti nello stesso luogo dove avviene la visita. È una tecnica già vecchia, per così dire, per non essere utilizzata in medicina, eviterebbe molti sprechi di tempo e migliorerebbe le conoscenze, ha detto il dottor Federico Balzola. Questo dunque è l'utilizzo della tecnologia e ai fini medici, ai fini appunto in questo caso delle visite. Grazie per averci seguito, buon proseguimento. Henry De Luca è stato assolto a Torino perché il fatto non sussiste dall'accusa di istigazione a delinquere. La sentenza è stata accolta dagli applausi dei numerosi notav presenti in tribunale. Dovrebbero essere 2 i centri per i migranti in Piemonte. Almeno questa è la proposta della regione, che dovrà essere vagliata dal Ministero degli Interni. E intanto si parla di una regione transfrontaliera per l'accoglienza. Luce alle idee dal 19 al 25 novembre a Settimo Torinese. L'edizione 2015 del Festival dell'Innovazione e della Scienza coinvolgerà anche esperti e ragazzi delle scuole che parteciperanno a caffè scientifici, esperimenti, spettacoli e giochi dedicati alla luce. Io non rischio è la campagna nata nel 2011 e dedicata alla prevenzione del rischio alluvione, sismico e maremoto, che si è svolta lo scorso weekend a Torino, Saluzzo e Ovada e in contemporanea in altre 430 piazze italiane.